Proseguono i lavori per il completamento dello stadio Pietro Reitano di Catona, sopralluogo sull'impianto sportivo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere delegato allo sport del comune e della città metropolitana Giovanni Latella e del presidente del consiglio comunale Enzo Marra. Sopralluogo per verificare come procedono i lavori procedono a sprombattuto, siamo nella fase di posa in opera del manto erboso del glorioso Reitano di Catona. Queste sono tutte le attività propedeutiche alla posa in opera del tappetino in erba sintetica di ultima generazione. Noi li seguiamo con grande attenzione perché questa zona della città riguadagna, riconquista un impianto sportivo che le era stato sottratto per molto tempo. Qui a Catona ci sono diverse realtà sportive che negli anni sono state costrette, tra virgolette, a migrare in altre zone della città per potersi allenare, ma anche per poter disputare le partite di campionato. Questo campo, omologato per i campionati dilettantistici, consentirà alle tante associazioni, alle tante squadre sportive di Catona, della zona nord della nostra città, di poter ritornare a casa e programmare con maggiore tranquillità le attività sportive e, perché no, fare crescere tanti giovani che potranno sognare di calcare i campi professionistici della Serie A, i campi internazionali. Sono diverse le strutture sportive che sono attenzionate per una riqualificazione, tra questi il campo di Pellaro, il campo di Archi, il campo di Ciccarello, e oggi siamo qui a Catona dove i lavori stanno procedendo in maniera veloce. Mi auguro che da qui a qualche mese questa struttura possa ritornare nuovamente nelle disponibilità delle società sportive, una struttura moderna, accogliente, sicura, che dà l'opportunità ai nostri ragazzi a poter fare sport, soprattutto nel quartiere di Catona. Sì, siamo qui a Marinella di Spontone, al famoso Pietro Reitano, un campo di calcio che ha visto, diciamo, negli anni passati la catonese solcare i campi di eccellenza. È un campo che ha avuto dei periodi di abbandono, però ora i lavori stanno proseguendo, stanno andando avanti grazie ai fondi RAC2, e che presto verrà consegnato alla cittadinanza reggina e anche catonese.